Lo scorso 3 settembre, Natalia Estrada ha compiuto 50 anni. In un'intervista rilasciata al settimanale, oggi, l'ex showgirl, conduttrice e attrice originaria di Gijón, svela dove e come ha festeggiato questo importante traguardo e si dice felice della sua vita odierna tra cavalli e nipotini. La sua unica figlia Natalia, nata 28 anni fa dal primo matrimonio con Giorgia Mastrota, sono stati sposati dal 1992 al 1998. NDR. L'ha resa nonna due volte. Natalia Mastrota con la madre Natalia Estrada, foto Insta. Natalia Estrada vive in un ranch sulle colline forlivesi. I miei 50 anni li ho festeggiati in Colorado, racconta, con una torta a tema equino e una grande grigliata. Nonna, è solo un nome. Come 50, è solo un numero. I bambini hanno già un pony. Vengono con me a cavalcare. Sono la nonna dei cavalli. Oggi Natalia Estrada vive in un ranch sulle colline forlivesi insieme al secondo marito Andrea Miscianti. La figlia Natalia, mamma di Marlo 3 anni, e Sasha, 1 e mezzo, vive a Chamonix. Fa la guida alpina ed è una campionessa di trail running e sci alpinismo. Natalia Estrada nel film Il ciclo, i reality? Non andrò in TV a mostrare le mie miserie. Natalia Estrada è lontana dalla TV e dal mondo dello spettacolo da 20 anni e non rimpiange la sua vita precedente. I reality? Me li hanno proposti tutti, confida, non vedo perché dovrei andare in TV a mostrare le mie miserie. So presentare discretamente, ballare. Se volessi tornare in TV avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo. Abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa. Se lo tolgo mi sento a disagio. Natalia Estrada, l'amicizia con Antonella Clerc, l'ex conduttrice spagnola, si scopre, è rimasta in contatto con Antonella Clerici. Ad accomunarle è l'amore per la natura e per gli animali. Il suo compagno, Vittorio Garrone, NDR, ha un allevamento di cavalli da salto degli ostacoli. Noi abbiamo un ranch in Piemonte e viviamo vicini, a un'ora di distanza. Anche lei ha scelto di allontanarsi dalla città. Ci parliamo, ci ritroviamo. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, foto da La storia con Paolo Berlusconi. Prima di conoscere il suo attuale marito, Natalia Estrada è stata legata a Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia. I due sono rimasti in ottimi rapporti. Quando si apre una porta vuol dire che l'altra si sta chiudendo, dice. Durante quegli anni ero innamorata e non mi sono mai guardata intorno. Poi le cose sono precipitate. È apparso Andrea. Abbiamo iniziato a sentirci e ho dovuto fare il passo difficile con Paolo. Mi è dispiaciuto. E, rimasto l'affetto. Ogni tanto ci sentiamo con un messaggio o una telefonata.